Buon pomeriggio a tutti, siamo qua per dibattere la seguente mozione. Questa assemblea sostiene l'incremento dell'utilizzo di ausili basati sull'intelligenza artificiale in ambito giuridico per la determinazione delle pene. A sostenere la posizione pro la Lombardia, a sostenere la posizione contro la Sicilia. Conoscete ovviamente le regole, non penso sia il caso di ridefinirle. Semplicemente per i POI non è sufficiente alzare la mano e chiedere parola. Buon dibattito. Grazie. Quando partite io faccio partire. Inizio l'intervento per 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, sono Luca Todi, primo speaker della squadra pro. Per partire innanzitutto con la definizione dei termini chiave della mozione. È una squadra con incremento, intende l'aumento delle possibilità di sviluppo e di affermazione rispetto alla situazione attuale. Con AI invece intendiamo sistemi informatici in grado di scegliere la migliore azione da intraprendere per conseguire un determinato fine. Ciò viene fatto tramite la raccolta e l'interpretazione di una grande quantità di dati e l'elaborazione di una serie di informazioni desunte da questi dati tramite algoritmi. L'AI, a differenza dei normali sistemi informatici, consente di simulare i processi dell'intelligenza umana attraverso la creazione e l'applicazione di algoritmi integrati in un ambiente di calcolo dinamico ed è in grado di imparare dai suoi stessi errori. Con ambito giuridico invece intendiamo tutto ciò che è pertinente o riconducibile al diritto. Infine, con determinazione della pena, intendiamo l'attività volta a determinare una sanzione afflittiva verso chi abbia commesso un reato, diretta non solo a svolgere una funzione punitiva, ma anche a garantire la riabilitazione e successivo reinserimento sociale del reo. Perché oggi siamo qui a parlare di questo argomento? Secondo la mia squadra è evidente come ormai i tradizionali metodi di determinazione delle pene non risultino più totalmente efficaci. Sono molteplici i fatti che dimostrano questa affermazione. I 3 criteri finalistici delle pene, riconosciuti dalla maggior parte dei sistemi giudiziari europei, ossia la rieducazione, la prevenzione e la retribuzione, non sembrano rappresentare una priorità per i giudici. Secondo infatti un rapporto dell'Associazione Antigone, dei detenuti presenti nelle carceri italiane, solo il 38% era alla prima carcerazione. In Italia almeno 6 ex detenuti su 10 tornano a delinquere dopo aver scontato la pena. Ad ora il carcere sembra essere l'unica pena ipotizzabile per i giudici. Sempre in Italia, infatti, il tasso di affollamento e popolazione carceraria è pari al 107%. Un altro rilevante problema legato alla determinazione delle pene riguarda la mancanza di coerenza territoriale. Coerenza significa che in tribunali diversi, con giudici diversi, reati simili dovrebbero ricevere sanzioni simili. Nel campo della giustizia penale, la ricerca ha dimostrato che gli esiti delle condanne sono spesso privi di parametri condivisi. La mia squadra quindi ritiene indispensabile aprirsi alle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale che, soprattutto negli ultimi anni, ha compiuto passi da gigante, inserendosi in moltissimi settori, da quello imprenditoriale a quello sportivo. Nel nostro piano d'azione, l'AI si rapporterà ai singoli giudici e anche all'organo legislativo, entrambi coinvolti nella determinazione delle pene. Partiamo dal primo caso. Per quanto riguarda i giudici, gli ausili affiancheranno il giudice nella determinazione della pena, senza risultare in alcun modo vincolanti, e interverranno solo nel momento in cui il giudice ha già stabilito la colpevolezza dell'imputato. Queste tecnologie verranno implementate in paesi abbastanza sviluppati per avere l'AI e che non ledono i diritti umani, quindi ci riferiamo all'Unione Europea, quindi paesi che si basano su un sistema di civil law. La scelta finale, accetto. In che modo, quindi, l'intelligenza artificiale è usata come ausilio per determinare le pene? Si è appena affermato che viene usata soltanto dopo che il giudice ha determinato la pena. No, noi stiamo parlando di colpevolezza. Il giudice determina la colpevolezza, dopo arriva l'AI per aiutare il giudice a determinare la pena. Continuo quindi. Questi ausili usati sull'intelligenza artificiale hanno la capacità di analizzare una grande mole di dati, provenienti in particolare da 2 fonti. La prima è il comportamento dei rei dopo che hanno ricevuto la condanna, quindi ad esempio il tasso di recidiva e la capacità di reinserimento sociale. La seconda fonte è un'equipe formata da giudici giuristi provenienti da regioni diverse del paese, che dopo un confronto interno attribuiscono un valore a tutte le variabili che concorrono alla determinazione di una pena, come ad esempio la natura del reato, il movente del reo o la recidività. L'AI quindi avrà la possibilità di elaborare queste variabili, confrontarle con il caso concreto su cui sta lavorando e fornire al giudice una stima di pena. Per quanto riguarda invece l'organo legislativo, l'AI manderà un feedback nel caso in cui l'interpretazione di una determinata legge risulti essere equivoca.
La mia squadra prevede che i metodi di lavorazione di questi dati rispetteranno i criteri di trasparenza stabiliti dagli ordinamenti nazionali. L'output della I verrà reso pubblico e il giudice, nel caso in cui si discosti da questo output, dovrà motivare la scelta. Perché essendo il sistema DAI nazionale unico, aiuta a verificare che non si manifestano evidenti, rifiuto grazie, evidenti differenze a livello territoriale nell'interpretazione di una legge. L'intelligenza artificiale, infine, verrà sviluppata da un'agenzia statale sotto l'egida della Corte di Cassazione o delle rispettive Corti Supreme e i dati verranno presi solo da fonti sicure, selezionate dalla Corte stessa. La mia squadra si schiera a favore della mozione perché ritiene che l'AI sia la tecnologia giusta per garantire che i principi del sistema giuridico siano usati nella pratica e in maniera più omogenea. Quali sono i nostri due valori, l'omogeneità e la concretezza del diritto, oltre ovviamente alla certezza della pena e alla maggiore sicurezza sociale. Articoliamo la nostra posizione mediante tre argomentazioni che spiegano come l'AI può favorire la rieducazione del reo, fornire dei punti di riferimento alla discrezionalità del giudice e aiutare il Parlamento nel fornire un'interpretazione autentica. Della prima me ne occuperò io. Inizio quindi con la prima argomentazione. L'AI favorisce la rieducazione del reo. La determinazione della pena, come accennato anche nella definizione, ha tra i suoi criteri finalistici quello della rieducazione. Una pena inflitta ad un imputato non può limitarsi a punire, ma deve anche rieducare, e questo è stabilito dalla maggior parte degli ordinamenti occidentali. Gli ausili basati sulla I possono dare una grande mano in questo. Come già specificato anche nel nostro piano d'azione, la I potrà accedere ad un ampio database con dati relativi al comportamento del reo dopo la condanna, quindi ad esempio il tasso di recidiva e la capacità di reinserimento sociale. Il giudice, nel valutare la pena da affliggere ad un imputato, può usufruire dei dati inseriti all'interno della I. Se lui dimostrasse, ad esempio, che punire un condannato al carcere per X anni porta ad un alto tasso di recidiva, il giudice potrebbe ricalibrare la scelta e valutare un'altra pena più adeguata al criterio finalistico della rieducazione. La I mostrerebbe quale tipo di pena si è dimostrato più efficace ai fini della rieducazione, proponendo non solo un diverso numero di anni, ma anche una pena alternativa a quelle più tradizionalmente diffuse, come l'affidamento ai servizi sociali o la semilibertà. In questo modo l'AI contribuirebbe alla realizzazione di un percorso idoneo al reo. Secondo la Corte dei Conti italiana, proporre pene alternative ai condannati finalizzate alla rieducazione dovrebbe diminuire il tasso di recidiva dal 70 al 10%. Inoltre il carcere non verrebbe più visto come unica pena contemplabile, perché l'AI mostrerebbe al giudice, sulla base dei dati in possesso ovviamente, delle strade alternative, portando ad una diminuzione del tasso di sovraffollamento. Secondo sempre un calcolo dell'associazione Antigone, se i giudici valutassero maggiormente pene alternative come i domiciliari o la semilibertà, che si sono dimostrate efficaci nella rieducazione, circa 20.000 persone potrebbero uscire anticipatamente dal carcere. Nel corso del mio intervento, quindi, ho dimostrato l'importanza di incrementare gli ausili basati sulla I in ambito giuridico. In particolare ho mostrato come questi strumenti possano aiutare a combattere il problema del sovraffollamento e a portare a compimento i principi e le finalità del sistema giuridico, ora garantiti solo sulla carta. E questo è il nostro principale obiettivo. Con questa argomentazione sull'educazione noi vogliamo garantire concretezza, ossia principi che sono garantiti solo a livello teorico, come l'educazione, devono anche avere una vera e propria attuazione pratica. E quindi ciò garantirebbe ai sistemi giuridici maggiore concretezza. Con questo concludo, grazie. Buongiorno a tutti, sono Stella Perconti e oggi la nostra squadra è chiamata a dibattere contro una mozione che sostiene l'incremento dell'utilizzo di ausili basati su intelligenze artificiali in ambito giuridico per la determinazione delle pene. Pertanto riteniamo che l'utilizzo di tali ausili non debba essere incrementato per quanto riguarda la determinazione delle pene, poiché riguarda in maniera molto sensibile la vita, la libertà personale e la libertà l'informazione di ciascun cittadino e quindi, come dimostreremo nel corso del dibattito, tale incremento porterebbe più danni, recherebbe più danni che benefici.
Procedo adesso il mio intervento criticando ciò esposto dal primo speaker della squadra pro a tale nozione. Innanzitutto amplierei la definizione di intelligenza artificiale, ovvero l'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Il problema dell'intelligenza artificiale è quello di far sì che una macchina agisca con modalità che sarebbero definite intelligenti se un essere umano si comportasse allo stesso modo. Ho appena citato la riedizione del 2006 dello storico studio di diversi informatici, tra cui McCarthy, Minisker, Rochester e Shannon. Inoltre, per quanto riguarda la determinazione delle pene, vorrei ridefinire non semplicemente determinare o pena, ma proprio questo intero atto. È un atto che rientra quindi nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'articolo 133. Procedo adesso con la critica a ciò che è esposto. Allora, innanzitutto ha fatto riferimento al fatto che 6 detenuti su 10 tornano a delinquere. E quindi perché non migliorare l'attuale sistema giudiziario, piuttosto che incrementare semplicemente l'utilizzo degli ausili basati sulle intelligenze artificiali? Inoltre, nel loro piano d'azione non hanno fatto riferimento a come, tramite quali fondi dovremmo incrementare l'utilizzo di queste intelligenze artificiali, poiché i costi sono abbastanza contingenti, quindi perché di nuovo non migliorare altri problemi, quali ad esempio il sovraffollamento delle carceri, i problemi legati alle strutture. Il primo speaker ha garantito la trasparenza attraverso l'utilizzo di intelligenze artificiali, ma in realtà ad oggi vengono definite black box, ovvero non si sa come l'intelligenza artificiale, come questo strumento, arrivi a un determinato output dopo avergli dato degli input. Quindi, sì. Non credete che rispettare i criteri di trasparenza dei singoli ordinamenti sia sufficiente? Noi riteniamo che non viene garantita la libertà di informazione all'imputato, e lo dimostreremo attraverso la nostra prima argomentazione a favore della nostra tesi, che riguarda proprio come funziona l'intelligenza artificiale e quindi come non viene rispettato, viene rispettata la trasparenza. Inoltre, voi avete detto che viene definito un percorso idoneo per del reo utilizzando tale ausilio per determinare una pena, però in paesi in cui c'è in gioco la stessa vita, la vita delle persone, dove c'è ad esempio la condanna, dove è prevista la condanna c'è la condanna all'ergastolo, con quale etica morale possiamo dare un giudizio così affrettato, in maniera così affrettata, da un giudizio dato da una semplice macchina? Continuo il mio intervento introducendo la timeline della nostra squadra. Io mi occuperò della prima argomentazione, con la quale vi dimostrerò in che modo l'utilizzo di intelligenze artificiali come ausilio per la determinazione delle pene non rispetta il principio di precauzione nei confronti degli ausili adoperati dal giudice in tale ambito. La seconda speaker invece si occuperà della seconda e terza argomentazione a favore della nostra tesi. Attraverso la seconda argomentazione vi proveremo come l'incremento dell'utilizzo di intelligenza artificiale come ausilio in ambito giuridico possa essere efficiente solo nella fase processuale dell'analisi strumentale dei dati, ma non in quella della determinazione delle pene. E infine, attraverso la terza argomentazione, vi dimostreremo come un eventuale incremento dell'utilizzo di intelligenza artificiale contraddirebbe i principi fondamentali della presunzione di innocenza, di trasparenza e dell'oltre ogni ragionevole dubbio, principi presenti in tutti gli ordinamenti democratici. Procedo adesso esponendo la prima argomentazione a favore della nostra tesi, che riguarda quindi il fatto che l'incremento dell'utilizzo di ausili basati su intelligenze artificiali non rispetta il principio di precauzione. Infatti, determinare le pene è così significativo poiché, come ho detto precedentemente, interessa la vita e la libertà di ogni individuo. Quindi la sua applicazione definisce il valore stesso di giustizia. E l'uso di queste tecnologie da parte di tribunali e forze dell'ordine può avere un impatto deleterio sui nostri stessi diritti e sulle nostre libertà. Per comprendere meglio in che modo andrebbe a ledere l'incremento dell'utilizzo di intelligenza artificiale per la determinazione delle pene, vi porto come esempio una evidence riportata dal New York Times, che risale a gennaio 2020, e riguarda Robert Julian Borchak Williams. È un uomo, un cittadino libero, che è stato arrestato a Detroit, Michigan, per un crimine che non aveva commesso, soltanto per un errore di un sistema di intelligenze artificiali usato in quel caso come ausilio per il
riconoscimento facciale, quindi parliamo di un errore di intelligenza artificiale. E esempio, non credi che faccia riferimento soltanto alla colpevolezza dell'imputato e non all'effettiva determinazione della pena? Allora, il cittadino comunque è stato arrestato, quindi è stato dichiarato colpevole perché era stato usato questo, era stata usata l'intelligenza artificiale, quindi la sua pena è stata definito colpevole. E infatti, secondo uno studio di novembre 2022 di Microsoft, che è una multinazionale che comunque produce intelligenze artificiali, i modelli di studio che erano le intelligenze artificiali riscontravano un tasso di errore di circa il 10% e dovevano quindi affidare la vita e la libertà delle persone a tali dispositivi. Infatti, come ribadisco, in alcuni paesi, tra cui la Cina e gli Stati Uniti, i paesi nel quale l'intelligenza artificiale è sperimentata in ambito processuale, è prevista la pena di morte, quindi c'è proprio in gioco la stessa vita di tutti i cittadini. Inoltre non dimentichiamo che nella maggior parte dei paesi, al giorno d'oggi, come la stessa Italia, è prevista la condanna all'ergastolo. E quindi nella determinazione delle pene c'è in gioco anche la sospensione, c'è in gioco soprattutto la sospensione personale, sancita una libertà, la libertà personale che è sancita dall'articolo 13 della nostra Costituzione, prendendo come caso di studio quindi l'Italia, ma anche dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. E per questa ragione quindi noi sosteniamo fermamente che l'utilizzo di tali ausili, con tutti i dubbi e le riserve attuali, non deve essere incrementato. E inoltre, ritornando alla definizione di black box, perché vengono definite scatole nere? Vengono definite scatole nere perché la computazione della rete neurale artificiale non è analizzabile in modo completo, quindi in sintesi non è possibile sia comprendere come lavora l'algoritmo per generare il risultato, sia capire quali sono i dati di training che hanno influenzato l'output. È proprio il fatto che non si possa conoscere il processo della la motivazione dell'output, che consiste quindi negli elementi di determinazione delle pene che stiamo ad oggi discutendo, viene leso il diritto alla libertà di informazione dell'imputato. E secondo l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenere la rettifica, cosa che non accade se utilizziamo le intelligenze come ausilio, le intelligenze artificiali, per determinare una pena. C'è anche in gioco la privacy e la sicurezza degli stessi individui, perché è un sistema che può essere anche hackerato. Quindi, ricapitolando, attraverso la nostra prima argomentazione vi ho dimostrato come l'utilizzo di intelligenze artificiali può ledere alla vita, alla libertà personale e infine alla libertà di informazione di ogni singolo cittadino, non rispettando il principio di precauzione. E quindi sarà nel corso dei dibattiti, vi dimostreremo come sarà inefficace nella determinazione delle pene e come sarà in contrasto con i principi di presunzione di innocenza, di trasparenza e dell'altro indagine a voluntario. Grazie per l'ascolto. 8 minuti e 25 secondi. Inizio il mio intervento fra 3, 2, 1. Comincio subito confutando le argomentazioni, la linea argomentativa portata avanti dalla prima speaker della squadra contro. Infatti la loro primissima argomentazione riguardava come, diciamo, il problema legato appunto alle intelligenze artificiali, legate ai processi appunto, il fatto che queste intelligenze artificiali non permetterebbero di rispettare il cosiddetto principio di non precauzione. Infatti è stato detto che l'intelligenza artificiale certo agisce, ma agisce con un certo grado di errore, per cui può portare a delle gravissime conseguenze. Ecco, però noi ci teniamo a specificare come nel nostro piano d'azione abbiamo appunto esplicitato in maniera chiara come l'intelligenza artificiale non sostituisca il giudice, semplicemente gli si affianca, perché riteniamo che l'intelligenza artificiale possa fornire al giudice degli strumenti che possano compensare in qualche modo alcuni aspetti, come esporremo nelle nostre argomentazioni. Tuttavia non riteniamo che questa intelligenza artificiale debba sostituire comunque quello che è il lavoro del giudice. Ricordiamo che comunque nei paesi democratici di cui facciamo riferimento esistono comunque 3 gradi di giudizio, con 3 giudici. Sì, certo. Non credi che il giudice venga influenzato dall'intelligenza artificiale? Il giudice è un esperto di diritto che ha studiato per molti anni legge e sicuramente, certo, nel momento che ha fra le mani uno strumento lo può adoperare, però naturalmente abbiamo anche specificato come nel momento in cui decida di discostarsi dalla decisione suggerita dall'intelligenza artificiale, semplicemente giustificando i motivi per cui si discosta. Infatti è stato detto che
è stato parlato dell'intelligenza artificiale attraverso le cosiddette black box, ossia il fatto che l'esito appunto degli algoritmi dell'intelligenza artificiale non sia prevedibile e ciò leda i principi della privacy dell'imputato. Tuttavia ci teniamo a ricordare, come sempre nel nostro piano d'azione abbiamo specificato come appunto il giudice specifica, diciamo, si confronta e espone l'intelligenza artificiale sia a disposizione di tutti il risultato che si ottiene, e in caso in cui il giudice si discosti dal risultato ottenuto appunto attraverso questa intelligenza artificiale, il giudice si impegna a giustificare la sua sentenza, come del resto avviene già in Italia per quanto riguarda i processi penali, in cui appunto il giudice deve giustificare le sue sentenze. Si è fatto poi riferimento a paesi in cui è applicata la pena di morte, come Cina e Stati Uniti, ma ci teniamo a ricordare come noi abbiamo interpretato questi ausili dell'intelligenza artificiale sono in paesi democratici che applicano il diritto romano, per cui specificatamente all'interno dell'Unione Europea. Passo ora subito alle nostre due restanti argomentazioni. La nostra seconda argomentazione riguarda esplicita che l'intelligenza artificiale è in grado di fornire dei punti di riferimento alla discrezionalità del giudice. Infatti, secondo il codice di procedura penale italiano, al giudice è concessa totale discrezione riguardo ai casi in cui è chiamato a giudicare, discrezione sulla pena applicata che viene individuata in un certo intervallo. Tuttavia, subentrando una certa componente soggettiva nel giudice, appunto in questa discrezione, il giudice può ricevere un'influenza anche da fattori personali dovuti al suo approccio personale. Infatti il giudice commisura la pena sulla base di alcuni criteri che tuttavia non hanno un'indicazione assoluta sul loro valore, bensì che il giudice deve appunto interpretare. L'interpretazione però di questi criteri lascia spazio anche a fattori personali legati al giudice stesso che possono condizionare nel giudizio. A esempio di ciò, una ricerca fatta nel 2011 dallo studioso Shia Danziger, uno studioso israeliano che ha portato avanti una ricerca nel suo paese d'origine su oltre un migliaio di sentenze, che ha dimostrato come il risultato delle sentenze stesse fosse sensibilmente influenzato dal momento della giornata in cui i giudici si erano appunto espressi al caso. Ad esempio, le pene erano appunto più severe, ad esempio, nei momenti poco precedenti al pranzo, ed erano invece più comprensive nei momenti di pausa, per esempio. Quindi questa influenza che i giudici ricevono da parte dei loro bias, dei propri preconcetti, è dovuta appunto a questi preconcetti, a questi pregiudizi di cui tuttavia il giudice non è consapevole. Sono appunto dei bias, come ad esempio appunto il caso che ho portato di questi giudici israeliani che giudicavano sulla base della loro fama, di cui naturalmente il giudice non è consapevole. Sì, certo. Ma se ci sono già questi pregiudizi, perché dovremmo portarne altri incrementando l'utilizzo di questi ausili che hanno un bagaglio appunto di errori e bias ancora maggiore? Il problema è che noi riteniamo che l'intelligenza artificiale non porti questi bias perché, per come l'abbiamo definita nel nostro piano d'azione, riceve i propri dati a partire da un'equipe di specialisti, di giuristi, di giudici, di legislatori che si applicano in modo che questa intelligenza artificiale non sia viziata appunto da questi pregiudizi. Appunto noi riteniamo che questa intelligenza artificiale sia in grado di permettere al giudice di prendere in considerazione appunto questi suoi pregiudizi, che minano di fatto la sua vera e propria discrezionalità, perché pongono appunto, come dire, un freno alla vera e propria discrezionalità, alla discrezionalità del giudice, che viene appunto limitata da questi preconcetti. Dunque, attraverso l'intelligenza artificiale noi ci proponiamo di garantire piena omogeneità, perché forniamo dei punti di riferimento standardizzati a tutti i giudici, sia piena concretezza nell'applicazione del concetto di discrezione del giudice, perché appunto lo liberiamo da questi preconcetti inconsapevoli che minano il suo giudizio. Passiamo ora alla nostra ultima e restante argomentazione. Noi infatti riteniamo che le intelligenze artificiali possano aiutare anche il Parlamento in generale, gli organi legislativi, nel fornire quella che viene chiamata interpretazione autentica. Infatti gli organi legislativi hanno un compito molto importante nella determinazione di una pena. Gli organi legislativi agiscono principalmente in due modi in questa direzione: determinando quello che viene chiamato spazio edittale, ossia banalmente il massimo e il minimo che può assumere una pena, e identificando quella che viene chiamata interpretazione autentica. Infatti le leggi sono scritte in un linguaggio comprensibile, che tuttavia non sempre sfugge a delle ambiguità, per cui sono soggette a un certo grado di interpretazione. Ad esempio questa interpretazione viene chiamata interpretazione giudiziale nel momento in cui viene attuata dai giudici, viene chiamata interpretazione ufficiale nel momento in cui viene applicata dalla pubblica amministrazione nell'emanazione di circolari e così via.
Tuttavia, secondo, benché appunto queste, ad esempio l'interpretazione giudiziale sia stata considerata dalla Cassazione imprescindibile, l'articolo 12 delle preleggi, che ricordiamo sono delle disposizioni di carattere paracostituzionale su cui si basano le fonti essenzialmente del nostro diritto, sia civile che penale, l'unica interpretazione da considerare, diciamo, come primaria è appunto quella autentica, ossia quella del legislatore. Quindi dello stesso organo, del medesimo organo legislativo che si è occupato di promulgare la legge, la norma in questione. Gli organi legislativi hanno per questo motivo a disposizione un mezzo chiamato leggi di interpretazione autentica, ossia delle leggi di pari livello a quelle che emanano, con cui possono chiarificare appunto nel momento in cui sorgano degli equivoci riguardo l'interpretazione di una determinata legge emanata dallo stesso organo legislativo. Appunto il problema dell'interpretazione delle leggi è un problema non scontato. Ad esempio è sorto recentemente il problema, ad esempio, all'interno delle norme relative alle sostanze stupefacenti legate al termine di sostanze lievi, spaccio di lieve entità, ad esempio, per cui non si era in grado di interpretare in maniera, diciamo, senza appunto equivoci la questione della lieve entità, per cui appunto vi era un equivoco fra due leggi ben distinte, una che individua una sentenza fra i 4 mesi e i 6 anni di pena e l'altra che va dai 6 ai 20 anni, per cui si tratta di due condizioni molto diverse. Noi riteniamo che l'intelligenza artificiale sarebbe in grado di analizzare e fornire molti dati legati alle sentenze allo stesso organo legislativo, in modo da fornirgli appunto dati riguardo a eventuali equivocità rispetto all'interpretazione delle stesse leggi e di individuare i punti specifici in cui ci sono delle stesse equivocità, in modo da permettere al giudice, agli organi legislativi di agire di conseguenza. In conclusione, ho dimostrato nel corso dei miei interventi quali sono, secondo noi, i restanti vantaggi dovuti all'intelligenza artificiale in ambito giuridico, legati ai punti di riferimento che questi fornirebbero ai giudici e agli aiuti che fornirebbero al Parlamento. Grazie per l'ascolto. Buongiorno a tutti, sono Clara Brucato e sono il secondo speaker della squadra contro alla mozione. Questa assemblea sostiene l'incremento dell'utilizzo di ausili basati su intelligenza artificiale in ambito giuridico per la determinazione delle pene. Iniziai il mio intervento confutando quanto detto dal secondo speaker della squadra pro. Innanzitutto abbiamo chiesto anche come sarebbe garantita la trasparenza delle macchine appunto di intelligenza artificiale se il processo tra input e output è proprio definito black box, scatola nera, violando tra l'altro il principio di lealtà. Abbiamo anche delle evidence a sostegno in cui appunto è stato violato questo principio di trasparenza, sono appunto un esempio esplicito di come queste macchine siano influenzate da pregiudizi, da bias, sia nella loro che possono essere sia creati appunto e importati nelle macchine dal costruttore, dal pianificatore, ma anche da precedenti appunto spontanei che noi non possiamo rintracciare perché sono appunto definite black box. Quindi è stato definito il giudice come un esperto del diritto, ma sappiamo che verrebbe assolutamente vincolato dalla macchina artificiale nella determinazione delle pene. Infatti facciamo un esempio ipotetico. Se al giudice viene sottoposto un documento della valutazione dell'intelligenza artificiale secondo cui il condannato avrebbe una possibilità di reiterare un crimine sessuale al 90%, come può un giudice distaccarsi da un dato tale? Come può metterlo in discussione se non sappiamo neanche attraverso quale procedimento è stato stabilito quel dato? Quindi il giudice dovrebbe anche prendersi la responsabilità giuridica degli errori dell'intelligenza artificiale.
Quindi sarebbe appunto un aggiungere mole di lavoro per il giudice, contro il principio di velocizzazione. Continuo adesso quindi ridefinendo quella che è la nostra timeline. La nostra squadra sostiene appunto la posizione contro la usabilità degli strumenti, in quanto, come già detto dalla prima speaker della nostra squadra, è necessario applicare il principio di precauzione nell'ambito della determinazione delle pene, che ha un impatto diretto sulla vita, sulla libertà personale e di informazione di ciascun individuo. In secondo luogo, perché un incremento sarebbe inefficace nella determinazione delle pene, e in ultima istanza perché questo incremento contraddirebbe i principi fondamentali di tutti gli ordinamenti democratici, che sono il principio di presunzione di innocenza, il principio di trasparenza e quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Entrando quindi nel vivo della nostra seconda argomentazione, vi dimostrerò come tale ausilio può essere efficiente soltanto nella fase processuale dell'analisi strumentale dei dati, e non in quella di determinazione delle pene, che è appunto la fase finale. Nella risoluzione del Parlamento europeo sulla robotica, infatti, si afferma che l'apprendimento automatico offre vantaggi economici e innovativi per la società, migliorando le capacità di analisi dei dati, dunque non di determinazione delle pene, ma pone nel contempo plurime sfide, legate alla necessità di garantire la non discriminazione, il giusto processo, la trasparenza e la comprensibilità dei processi decisionali. Nel processo di determinazione delle pene, le determinazioni della pena non possono essere considerate una forma di analisi dei dati? La determinazione della pena è un processo appunto decisionale, è un aspetto tecnico di cui il giudice appunto è esperto e deve essere il solo garante di questa, ed è anche l'unico a prendersi la responsabilità giuridica e civile di questa fase del processo. Infatti in questa fase del processo appunto l'addestramento dell'intelligenza artificiale richiederebbe inoltre un'interazione costante, più che un asilo, quindi diventerebbe un dispendio vero e proprio in termini economici e logistici di tempo per il giudice. Ma non solo, perché l'ausilio dell'intelligenza artificiale non è efficiente, anche perché essendo la determinazione delle pene un processo complesso, il tasso di errore si aggira intorno al 10%, come già citato dal nostro primo speaker. Un tasso di errore che sarebbe alimentato anche dal numero decisamente superiore di falsi allarmi, come ha riportato dalla risoluzione del Parlamento europeo, e dei casi di pregiudizio, dei bias, di cui si è sempre più sentito parlare. Non credete che porre questa AI sotto il controllo delle corti supreme sia sufficiente a garantire una certa trasparenza? Quindi il giudice non solo dovrebbe determinare la pena in base a questi documenti, ma dovrebbe anche ricontrollare, quindi sarebbe un aggravare il ritardo della giustizia penale italiana, soprattutto, che è una delle più lente. Quindi appunto sarebbe aumentato anche dai casi di bias, come il caso di Compass, che ha dimostrato un 77% in più di probabilità per le persone nere di recidiva nei crimini violenti, un tasso di discriminazione ingiustificabile. Ma se ciò non bastasse, il documento esplicativo allegato alla carta etica della Commissione europea per l'efficienza della giustizia ci informa che, anche se non sono specificamente progettati per essere discriminatori, l'uso di algoritmi basati sull'intelligenza artificiale ha mostrato il rischio di favorire la nascita di teorie deterministiche a scapito delle teorie di individualizzazione della pena. Immaginatevi dunque se una situazione del genere diventasse la norma, quanti pregiudizi porteremmo nella giustizia e nella società. Un incremento nell'utilizzo di questi sistemi non solo non sarebbe efficiente, quindi, ma dunque porterebbe ancora più rischi e avrebbe un impatto deleterio sulla vita di ognuno. Passiamo dunque alla terza argomentazione della mia squadra. L'incremento di tali ausili in ambito giuridico per la determinazione delle pene contraddice innanzitutto il principio di presunzione di innocenza, sancito in Italia dall'articolo 27 della nostra Costituzione, ma anche dall'articolo 48 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È perfettamente in linea con tale principio, vi è anche uno dei considerando della risoluzione del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale nel diritto penale, che cita: considerando che il moderno diritto penale si basa sull'idea che le autorità reagiscano ad un reato dopo che è stato commesso, senza supporre che le persone siano pericolose e debbano essere sorvegliate costantemente per prevenire possibili illeciti, e che le tecniche di sorveglianza basate sull'intelligenza artificiale mettono in dubbio profondamente tale approccio. Quindi, in caso di errore dell'algoritmo, si apre anche la questione della trasparenza e della responsabilità giuridica. No, grazie, rifiuto. La domanda che adesso dovrebbe essere posta è quindi: come può difendersi o chiedere ricorso il condannato se la decisione viene presa grazie a valutazioni valutate e decretate dalla black box? Se quindi i meccanismi che hanno prodotto tale output non sono trasparenti e sono a noi sconosciuti, violando tra l'altro il principio di lealtà citato già dal nostro primo speaker contro. Abbiamo anche un esempio reale del caso Lewis, in cui la macchina Compass, l'algoritmo, elaborando una serie di dati, aveva stabilito che ci fosse un'alta probabilità che l'imputato tornasse a reiterare i crimini, quindi a commettere altri reati. A quel punto il giudice si era adeguato alle valutazioni fatte dalla macchina e a nulla era valso il ricorso del signor Lewis alla Corte Suprema del Wisconsin. L'uomo quindi si era dovuto arrendere non alla macchina, non all'evidenza, ma alla macchina.
Con una sola sentenza sono stati dunque violati i diritti del condannato. Il diritto ad essere condannato ad una determinata pena sulla base di informazioni accurate, delle quali non si poteva disporre appunto per il processo di Blackburn. E in secondo luogo il diritto ad essere condannato ad una pena individualizzata. Infine l'intelligenza artificiale come ausilio per la determinazione delle pene non può essere incrementata perché va contro al principio tipico degli ordinamenti democratici sancito in Italia dall'articolo 533,1 del codice di procedura penale secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio e deve invece assolvere qualora il detto parametro non sia superato. Ma l'algoritmo funziona su base statistica e fornisce una percentuale che non è mai pari al 100% e perciò risulta impossibile superare il principio del ragionevole dubbio e quindi determinare una pena ad hoc per l'imputato. Ricapitolando, la mia squadra vi ha dimostrato come un incremento di tali ausili in ambito giuridico per la determinazione delle pene avrebbe un impatto deleterio sulla vita di ognuno. Perciò è necessario applicare il principio di precauzione in questo ambito così delicato. E in secondo luogo un tale incremento sarebbe inefficace nella fase di determinazione delle pene e in ultima istanza contraddirebbe i principi tipici di tutti gli ordinamenti democratici di presunzione di innocenza, di trasparenza e dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Grazie mille per l'ascolto, concludo il mio intervento. Ragazzi, non fate 3-2-1, siamo in presenza, quando cominciate a parlare io faccio partire la... Ci siamo. Buongiorno a tutti, sono Federico Grandi, il terzo speaker della squadra pro. Inizio il mio intervento confutando quanto è stato detto alla squadra contro. In primo luogo, per quanto riguarda la prima speaker, la prima speaker ha affermato che l'intelligenza artificiale, per quanto riguarda il problema della reiterazione del condannato, è inutile, meglio migliorare il sistema giudiziario. Beh, quello che facciamo noi con l'inserimento dell'intelligenza artificiale per la determinazione delle pene è proprio per migliorare il sistema giudiziario. Noi, con la nostra policy, stiamo dando una maggiore attenzione proprio alla rieducazione del condannato, perciò noi stiamo apportando un'effettiva miglioria al sistema giudiziario andando proprio a trovare quali sono i problemi già esistenti. Abbiamo un problema di reiterazione del reato? Bene, allora impegniamoci a migliorare il sistema giudiziario, come con l'intelligenza artificiale proposta dalla mia squadra. In secondo luogo, la prima speaker ha affermato che l'intelligenza artificiale non rispetta il principio di precauzione. L'esempio, ha portato l'esempio dell'arresto di Detroit. Bene, questo esempio dell'arresto di Detroit è fuori mozione in quanto riguarda soltanto la determinazione della colpevolezza dell'imputato, cioè solo l'intelligenza artificiale che ha sbagliato, sì, ma per quanto riguarda la colpevolezza dell'imputato è fuori mozione. Qui stiamo parlando di ausili basati sull'intelligenza artificiale, per quanto riguarda la determinazione della pena è ben diverso. Inoltre, ha affermato anche la prima speaker che non si possono conoscere i dati raccolti dell'intelligenza artificiale. Beh, non sono d'accordo perché il primo speaker della mia squadra ha affermato da dove vengono i dati, proprio da dove vengono, da dove l'intelligenza artificiale prende questi dati. Ha affermato che i dati raccolti dall'intelligenza artificiale sono in parte quelli forniti da un'equipe di giudici e giuristi, di cui l'intelligenza artificiale ha il solo compito di calcolare le varie variabili per le varie sentenze e dall'altra parte sono la percentuale ad esempio di reiterazione di un reato da parte di un condannato. Perciò questi sono dati oggettivi in quanto i giuristi si basano su delle leggi oggettivi, condivisibili e sono mostrati a tutti, perciò i dati sono ben visibili. Questo si collega anche alla seconda affermazione, all'altra affermazione sempre della prima speaker, che il sistema potrebbe essere hackerato. Bene, sì, il sistema potrebbe essere hackerato, ma ragioniamo sui dati comporterebbe, i dati rubati che comporterebbe un hackeraggio. Bene, i dati che possiede l'intelligenza artificiale che ho elencato prima sono dati che sono presenti in qualsiasi altro tipo di database giudiziario. Quindi, hackerare, la differenza tra un database giudiziario e la nostra intelligenza artificiale è che mentre il database giudiziario
non presenta nessun tipo di ragionamento, perciò non è più difficile, ecco, da hackerare, perché non presenta appunto una serie di ragionamento dei processi informatici più complessi. L'intelligenza artificiale invece, oltre a presentare una sorta di database di base, che sono i dati che noi inseriamo, presenta anche un ragionamento astruso, perciò è anche più difficile da hackerare. Perciò, già in presenza di database, già esistenti, con tutti i dati che la nostra intelligenza artificiale che noi proponiamo ha già, vuol dire hackerare il database è molto più facile hackerare la nostra intelligenza artificiale. Perciò inserire l'intelligenza artificiale presentando questi dati sensibili non aumenterebbe in nessun modo il pericolo di rubare dati, appunto perché è più difficile hackerare i dati, hackerare le nostre intelligenze, un secondo, la nostra intelligenza artificiale, piuttosto che un database già esistente che presenta tutti i dati che presenta già la nostra intelligenza artificiale. Non pensi che l'azione dell'hacker potrebbe andare a appunto determinare, quindi influenzare anche in modo passato la determinazione della pena? Certo, ma in questo caso, allora, innanzitutto bisogna chiedere una cosa. La nostra intelligenza artificiale è stata sottoposta a un controllo informatico e viene i dati da lei elaborati sono derivanti, sono approvati dalla Corte Suprema. Perciò sono dati del tutto attendibili. Inoltre, questa nostra intelligenza artificiale è stata elaborata da un'equipe di tecnici e informatici. Certo, comunque potrebbe essere hackerata, ma in questo caso il giudice, ripeto, non è vincolato strettamente alla macchina. Nel caso che il giudice si trovi in disaccordo, perché il giudice, ricordiamo, è un esperto, la nostra intelligenza artificiale non va in nessun modo a sostituire il giudice. Lo studio del giudice, tutto il suo percorso, è fondamentale. Quando noi poniamo l'intelligenza artificiale stiamo ponendo un supporto, ma che potrebbe essere veramente anche non ascoltato. Ok? No, grazie. Inoltre, la seconda speaker della squadra contro ha affermato che il giudice verrebbe vincolato. Ma, ripeto, la responsabilità, il giudice, ecco, non è vincolato all'intelligenza artificiale. Perciò avere un supporto in più è solo un plus per il giudice, che aiuta, come abbiamo già detto, come ha detto già anche il primo speaker della squadra e il secondo speaker, sia per per favorire la rieducazione del condannato, quindi uno dei criteri finalistici per la determinazione della pena, e inoltre per fornire proprio un punto di riferimento alla discrezionalità del giudice. Perciò è soltanto un aiuto che il giudice può utilizzare, come può non utilizzare, perché il giudice, ricordiamo, è un esperto che ha studiato e sa fare il suo lavoro. Per quanto riguarda la responsabilità dell'intelligenza artificiale, è stato affermato dal secondo speaker della squadra contro che è del giudice. Beh, in realtà non è affatto vero. Primo, perché il giudice non è vincolato. Secondo, perché l'intelligenza artificiale è composta da due fattori, la componente informatica e la componente contenutistica. Allora, se l'errore rilevato fa parte della componente informatica, la responsabilità è da attribuire ai tecnici, agli informatici che l'hanno programmata e che hanno sbagliato. Se invece l'errore sta proprio nei dati già inseriti nell'intelligenza artificiale, allora la responsabilità sta ad attribuire all'equipe di giuristi esperti che hanno programmato la macchina. Perciò è anche facilissimo rintracciare la responsabilità, che sicuramente non è il giudice, no, grazie. Quindi non va a pesare ancora sul giudice. Inoltre, la seconda speaker si è soffermata anche sull'allungamento dei tempi con il processo dell'intelligenza artificiale, perché il giudice, una volta ricevuto l'output della nostra intelligenza artificiale, dovrebbe ricontrollare, rivalutare. Bene, sì, ma noi stiamo allungando un procedimento giudiziario che può andare avanti anche da anni per la determinazione della pena, che è la parte finale più breve di tutta la fase processuale, di poco, perché si tratta soltanto di una revisione del giudice, ma per garantire un processo più giusto e onesto. Noi, la nostra squadra, difende l'efficienza, l'omogeneità e la concretezza del sistema giudiziario, e la nostra intelligenza artificiale lo permette. Inoltre, sempre la seconda speaker della squadra contro ha affermato che l'intelligenza artificiale porterebbe dei pregiudizi che sono già insiti nella società. Bene, io invece rispondo che in realtà i pregiudizi sono intrinsechi nel giudice. Il giudice ha dei bias cognitivi, ha dei pregiudizi inconsci che si verificano ma non può calcolare nella sentenza, nella determinazione della pena. La nostra intelligenza artificiale è basata su un'equipe di esperti, giuristi, che vanno ad attribuire dei valori, delle variabili
e vari fattori che determinano la pena, di conseguenza non sono influenzati, sono meno sottoposti a dei bias cognitivi. Quindi, in ogni caso, l'output che può dare l'intelligenza artificiale, in un caso, in dei casi, è sicuramente di supporto e di aiuto per il giudice. Dunque, con il mio intervento non solo ho confutato ciò che ha detto la squadra contro, ma inoltre ho dimostrato come l'effettiva, come l'ausilio di intelligenza artificiale a fianco di un giudice per quanto riguarda la determinazione della pena sia effettivamente utile, sia perché favorisce la rivoluzione del condannato, sia perché fornisce dei punti di riferimento alla discrezionalità del giudice, quindi migliora effettivamente la riuscita del processo, sia perché aiuta il Parlamento nel fornire l'interpretazione autentica di una legge. Grazie. 8 minuti e 8. È automatico. Di me, buon pomeriggio a tutti. Io sono Lucia Zuppardo, la terza relatrice della squadra contro la seguente mozione. Questa assemblea sostiene l'incremento dell'utilizzo di ausili basati sull'intelligenza artificiale in ambito giuridico per la determinazione delle pene. Apro il mio intervento con la confutazione del primo intervento della squadra pro. Dunque, il primo relatore della squadra avversaria ha più volte sottolineato l'importanza della funzione rieducativa della pena, sottolineandone la superiorità rispetto alla funzione punitiva della stessa pena. Chiaramente io e la mia squadra siamo concordi su questo aspetto. Il fine ultimo, lo scopo più importante della pena è proprio quello di riabilitare il reo, quindi di fare in modo che una volta liberato, una volta scarcerato, non commetta nuovamente il reato. Tuttavia, io e la mia squadra vogliamo ricordare che qualsiasi pena dovrebbe essere rieducativa, ma che soprattutto qualunque pena può esserlo senza avvalersi dell'ausilio di intelligenze artificiali nella determinazione delle pene, come dimostra il caso della Svezia. Infatti, su una piccola isola svedese, l'isola di Bastoi, vi è una sorta di prigione aperta, cioè in quest'isola i detenuti possono circolare liberamente per impegnarsi in lavori socialmente utili oppure in attività rieducative in generale. Secondo l'Istituto Norvegese di Ricerca in Criminologia, CRUS, l'84% di chi passa per Bastoi, per questa prigione, non infrangerà mai più la legge. Infatti, qui il tasso di recidiva è bassissimo, è di appena il 16%, che è un niente, un nulla in confronto alla percentuale europea, che si aggira attorno al 70-75%, addirittura quella americana, che poi va addirittura a sfiorare l'80%. Con questa evidence svedese abbiamo dimostrato quindi non soltanto che già il carcere in sé può essere ed è uno strumento riabilitativo davvero efficace, ma che può esserlo appunto anche senza l'ausilio di intelligenza artificiale nella determinazione della pena. Durante il corso sempre del primo intervento dell'altra squadra, il relatore Pro ha sostenuto che il sovraffollamento delle carceri può essere risolto dall'ausilio di intelligenza artificiale nella determinazione delle pene, perché queste intelligenze artificiali riuscirebbero a fornire una pena, una condanna alternativa che non sia il carcere ma altre attività. In realtà noi vorremmo ricordarvi, in quanto squadra contro, che il sovraffollamento delle carceri è una problematica che riguarda anche i condannati a pene detentive cosiddette lunghe. Pensiamo per esempio alle pene capitali come per esempio l'ergastolo. In questo l'ausilio di intelligenza artificiale non può esserci utile in alcun modo. A questo punto procedo con la confutazione del secondo argomento della squadra contro, quello secondo cui l'intelligenza artificiale fornisce dei punti di riferimento alla discrezionalità del giudice. Voi li avete chiamati punti di riferimento, noi preferiamo definirli paletti, perché alla fine si tratta di limiti, in quanto l'articolo 132 del codice penale, che cito, nei limiti fissati della legge, il giudice applica la pena discrezionalmente, esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale,
è chiarissimo come la pena sia appunto a discrezione del giudice, quindi la pena deve essere individualizzata, la pena deve essere particolare, non deve essere omogenea, deve essere non universale ma particolare. Appunto, stando all'articolo successivo del codice penale, sì. Proprio perché la pena viene scelta in maniera discrezionale, non può essere utile uno strumento che aiuti il giudice a evitare pregiudizi inconsapevoli. Grazie mille del point, che mi permette appunto di spiegare quello che stavo per dire. L'articolo 133 del codice penale spiega chiaramente, parla della gravità del reato e spiega che il giudice nel determinare la pena deve considerare praticamente ogni aspetto della condotta del colpevole, quindi non c'è stato gli aspetti in cui l'intelligenza artificiale può essere utile, per esempio nell'analisi strumentale, nella fase processuale dell'analisi strumentale dei dati, deve considerare anche aspetti psicologici, aspetti della condotta del colpevole nel commettere il reato che l'intelligenza artificiale oggi non è in grado di analizzare, di elaborare. Perché appunto nessun algoritmo di machine learning oggi si è ancora rivelato in grado di tener conto di questa componente umana e quindi della psicologia che il reo appunto assume nel compiere un crimine, un determinato crimine. Proprio per la necessità che la sentenza scaturisca da una valutazione umana e non meccanica, noi riteniamo che gli ausili di intelligenza artificiale non vadano implementati in ambito giuridico nella determinazione delle pene, pur riconoscendo l'efficacia, per esempio, appunto nella fase processuale dell'analisi dei dati, quello è assodato. Mi accingo quindi alla confutazione della terza argomentazione della squadra avversaria, che ci ha parlato di questi strumenti di intelligenza artificiale come un ausilio che potrebbe aiutare gli organi legislativi nella formulazione dell'interpretazione autentica. Nel corso di questa terza argomentazione però i pro non hanno tenuto in considerazione affatto un gravissimo rischio a cui ci espone l'ausilio di intelligenza artificiale nella determinazione delle pene, ovvero la manipolazione dei dati. Per risolvere, perché si può risolvere, i designer dovrebbero garantire che appunto i dati, cioè che gli indicatori non distorcano in modo appropriato i dati inseriti nell'intelligenza artificiale e che venga limitata la conoscenza di come gli input influenzino gli output, per appunto prevenire la manipolazione. Ma questo andrebbe contro il quinto principio della Carta Etica Europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nei loro ambienti, quello appunto dell'under user control, cioè del controllo da parte dell'utilizzatore. A questo proposito cito proprio la risoluzione la risoluzione del Parlamento Europeo del 6 ottobre del 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale, nell'ambito del diritto penale. Rifiuto. Considerando che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalle autorità di contrasto e giudiziarie sono vulnerabili agli attacchi ai sistemi informatici basati sull'intelligenza artificiale o all'avvelenamento dei dati dopo una serie di dati errati e inserita volutamente per generare risultati falsati, in tale situazione i danni che ne derivano sono potenzialmente ancora più significativi e possono tradursi in livelli esponenzialmente maggiori di danni tanto per gli individui quanto per i gruppi. Nel corso del terzo intervento, il relatore della squadra avversaria ha sottolineato come l'evidence portata dalla nostra seconda speaker, quella del caso Loomis, dell'uomo afroamericano ingiustamente condannato per un errore dell'intelligenza artificiale, fosse appunto poco calzante, addirittura era definito fuori mozione, perché appunto non si tratta della determinazione delle pene, quindi invece è espressione della mozione, ma della fase dell'indagine, ma noi non possiamo portare alcuna evidence in merito alla determinazione delle pene perché oggi l'intelligenza artificiale è usata come ausilio nell'ambito giuridico ma non nella determinazione delle pene. E comunque si tratta sempre di un valido esempio di errore, per l'appunto, come può essere per esempio un altro caso, quello cioè del Dipartimento dell'Arizona, il Dipartimento carcerario dell'Arizona. Sostanzialmente questo dipartimento ha utilizzato nel 2021 un software chiamato ACIS, un software di intelligenza artificiale, che stando appunto agli informatori del Dipartimento Penitenziario dell'Arizona ha commesso circa 14.000 errori. Sostanzialmente questo software non si è rivelato in grado di identificare i soggetti che potevano usufruire della scarcerazione anticipata perché avevano già scontato il 70% della loro condanna e perché avevano già completato un percorso di scolarizzazione e quindi reinserimento in società. Questo ovviamente è costato tantissimo ai detenuti che sono stati
stati costretti a appunto proseguire la condanna nonostante avrebbero benissimo potuto uscire dal carcere anticipatamente. A questo punto ribadisco la validità della nostra linea argomentativa, la nostra team da incontro, quindi il principio di precauzione che è necessario nella determinazione delle pene, l'inefficacia dell'intelligenza artificiale nella determinazione delle pene e il fatto che l'intelligenza artificiale nella determinazione delle pene contraddica i principi di presunzione di innocenza, trasparenza e oltre ogni ragionevole dubbio. Grazie dell'attenzione, concludo qui. 8 minuti e 38. Si conclude la prima parte del dibattito, quella relativa agli interventi costruttivi. Passiamo alla seconda parte con la domanda che inizia la squadra contro e poi si va. Buon pomeriggio a tutti, sono nuovamente Clara Brugatti e adesso mi occuperò appunto della riga della squadra contro la mozione. Inizierei il mio intervento definendo quelli che sono stati i maggiori punti di scontro tra la squadra, appunto la mia squadra e la squadra avversaria. Innanzitutto ci siamo trovati concordi nell'esprimere che bisogna effettivamente migliorare il sistema giudiziario attuale. Secondo la proposta della squadra pro, questo avverrebbe appunto incrementando l'utilizzo della macchina dell'intelligenza artificiale, purtroppo andando a ricontrollare i dati da parte appunto onere da parte del giudice in più. Secondo noi invece, per esempio, con altre soluzioni che non portino appunto con sé dei bias, ma per esempio aumentando il numero degli operatori del diritto. In secondo luogo ci siamo scontrati sulla questione della trasparenza. Secondo la squadra pro, appunto, inserendo determinati input si arriva a un output determinato soltanto dall'inserimento degli input. Secondo la nostra squadra invece il processo che c'è in mezzo, ovvero quello definito di black box, non permette neanche di superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, proprio perché non fornisce dati certi. È stata anche posta la questione sull'intelligenza artificiale come ausilio, se questa sia solo un supporto o se possa effettivamente vincolare la figura del giudice. Secondo la squadra pro, infatti, sarebbe semplicemente un ausilio che affianca appunto il giudice nel suo lavoro. Secondo invece la mia squadra lo influenza a tutti gli effetti, limitandone anche appunto la discrezionalità. Abbiamo anche discusso su cosa sia effettivamente un processo più giusto. Secondo loro sarebbe appunto un processo basato, una determinazione delle pene basate sulla omogeneità, mentre secondo noi appunto sarebbe una pena caratterizzata dall'individualizzazione, non quindi dal teoria deterministica. Ma pensiamo adesso a quali proposte, quale mondo si creerebbe con le nostre diverse proposte. Secondo appunto la nostra squadra, il diritto è troppo umano per aspirare all'assoluto della linea retta, come scrive anche John Cabernet. Il cuore della giustizia deve essere il sensibile e il particolare, ma che ne sarà di questa concezione se si incrementa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito penale? Certo, si adduce che tale modalità sarebbe riservata soltanto a cause di entità limitata, ma le piccole questioni sono spesso molto importanti e soprattutto sono fonte di ansia per chi le vive. Oggi si può dire che è preferibile avere una giustizia tutta umana e con la possibilità di ricorrere al principio di realtà e quindi informarsi su come è stata determinata la propria pena. Nel nostro mondo, infatti, ogni giorno i nostri dati vengono analizzati da sistemi di intelligenza artificiali e ogni giorno i loro errori, i loro bias possono limitare le nostre libertà, i nostri diritti ed avere quindi un impatto deleterio sulla nostra vita. In conclusione, le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono notevoli, ma i rischi che queste pongono sono ancora più significativi e vanno disciplinati, non incrementati. Proprio perché appunto nell'area che propone la mozione, nella determinazione delle pene non si può correre un singolo rischio. Il processo penale deve essere ed è un'area a rischio zero. Adesso soffermiamoci a pensare quali sono i valori che la giustizia deve assicurare. Sono i valori di trasparenza, di libertà di informazione e di sicurezza, appunto, che devono garantire, e questi sono diritti che devono essere garantiti all'imputato o al condannato. E l'intelligenza artificiale, come ausilio, non è in grado di garantirli, appunto. Quindi pensiamo a che mondo vogliamo. Un mondo in cui viene automatizzata il processo fondamentale di determinazione della pena, o un mondo in cui il giudice ha pieno potere e c'è una giustizia quindi tutta umana che considera anche le piccole questioni e l'individualizzazione della pena.
sono questi appunto i mondi proposti dalle nostre diverse squadre. Ringrazio il giudice per l'ascolto e faccio complimenti anche all'altra squadra per il dibattito molto stimolante. 3:49. Vorrei iniziare il mio intervento ponendo alcune domande ai giudici. Volete che i tradizionali metodi di elaborazione delle pene continuino a mettere in difficoltà il nostro sistema di leggi? Volete che i principi stabiliti nei nostri ordinamenti continuino ad essere garantiti solamente sulla carta e non nella pratica? La mia squadra, attraverso il piano d'azione appena presentato, si prefigge due valori, quello della concretezza e quello dell'omogeneità. Sono tre i principali punti di scontro di questo dibattito: i bias dell'intelligenza artificiale, la trasparenza e la rieducazione del reo. Parto con il primo di questi punti di scontro, ossia i bias dell'intelligenza artificiale. La squadra contro ha sostenuto che questa AI sarebbe soggetta a bias e pregiudizi, quindi a discriminazioni intrinseche. Hanno sostenuto che questa AI non garantirebbe un equo processo e non sarebbe efficace nella determinazione delle pene. La mia squadra però ha più volte ribadito, soprattutto presentando il piano d'azione, che l'AI riceverebbe dati unicamente da fonti sicure. In particolare abbiamo più volte ribadito il fatto che ci sia un'equipe di giuristi e giudici esperti provenienti da regioni diverse a fornire i dati a questa intelligenza artificiale. Abbiamo dimostrato come la diversa provenienza di questi giudici garantirebbe l'assenza di bias e di discriminazione nei dati inseriti dell'intelligenza artificiale. Inoltre più volte abbiamo ribadito il fatto che spetti ai giudici l'ultima parola e non all'intelligenza artificiale, che è un semplice ausilio. Passo al secondo punto di scontro, relativo alla trasparenza. La squadra contro ha sostenuto che l'intelligenza artificiale possa agire in maniera autonoma e in particolare possa fornire degli output inaspettati, l'hanno definita come una sorta di scatola nera. La mia squadra però ha più volte ribadito e l'ha esplicitato con il suo piano d'azione il fatto che l'AI deve rispettare i criteri di trasparenza degli ordinamenti nazionali. Inoltre abbiamo dimostrato il fatto che i dati di cui è in possesso l'intelligenza artificiale sono dati già presenti nei nostri sistemi informatici, quindi non ci sarebbe un'aggiunta di dati sensibili. Inoltre abbiamo anche in questo caso più volte ribadito il fatto che sia il giudice colui che ha l'ultima parola su ogni pena. L'ultimo punto di scontro riguarda invece la rieducazione del reo. La squadra contro ha sostenuto che la soluzione migliore per rieducare il reo sia quello di migliorare l'attuale sistema giuridico o giudiziario. Hanno sostenuto che il carcere, nonostante i dati dimostrano il contrario, che il carcere in realtà sia uno strumento efficace per la rieducazione e che bisognerebbe agire unicamente su quel fronte. La squadra invece però ha proposto un metodo concreto per combattere la mancanza di rieducazione. Abbiamo dimostrato come l'AI, fornendo dei dati sicuri al giudice relativi alla capacità di inserimento sociale o al tasso di recidiva, si dimostra in realtà molto funzionale in questo senso. Abbiamo dimostrato come l'AI permetta di rispettare a livello pratico il criterio finalistico della rieducazione. E quindi infine vi chiedo, in quale dei due mondi vorreste vivere? Il mondo della squadra contro, in cui la rieducazione sarebbe un criterio finalistico garantito solamente sulla carta e non nella pratica? In cui il tasso di sovraffollamento carcerario continuerà a rimanere alto? E in cui non verrebbe garantita né omogeneità né coerenza a livello territoriale nell'applicazione di una legge? Oppure volete vivere nel mondo della squadra pro, un mondo in cui ci si apre alle novità tecnologiche fornite dall'intelligenza artificiale, in cui la rieducazione del reo sarebbe effettiva, non verrebbe garantita unicamente sulla carta, e in cui verrebbe garantita anche coerenza territoriale e omogeneità, e in cui soprattutto verrebbero dati nuovi strumenti all'organo legislativo, in particolare al Parlamento, per fornire una propria interpretazione autentica? Ecco, la mia squadra si schiera a favore di questo mondo,
il secondo mondo, un mondo in cui verrebbe garantita omogeneità e soprattutto concretezza ai principi del sistema giuridico e giudiziario. Con questo concludo, grazie. 3 minuti e 59. Non ho sentito il trucco. Allora, facciamo un applauso.